ci sono degli elementi di carattere storico e anche storico della medicina che ci permettono di illustrare gli abusi che sono stati fatti e continuano a essere fatti da parte di questo regime, Abusi del dottor Mabuse. dal gabinetto del dottor Mabuse, che non è un gabinetto alchemico, bensì un gabinetto da cagarci sopra, perché è la stessa cosa, nel caso di questi signori. Allora, noi saremmo gli unici che illustriamo in termini di storia della medicina ciò che sta accadendo, perché altri non l'hanno mai fatto, il che significa che sia dalla parte dei propugnatori del regime terroristico, sia dalla parte di coloro che credono di potersi opporre a questo regime terroristico, una cultura specifica non c'è. Allora, Non c'è proprio cultura diverso. proprio niente. E questa è la forza del regime. Poi, se scappa tempo, faremo vedere questo libro. Combrontola. In questo libro l'autore, che è un noto medico studioso di problemi della corruzione in campo sanitario, ci ha scritto una serie di faccende dedicate alla similitudine tra il comportamento delle multinazionali del farmaco e il crimine organizzato. Diciamo che il crimine organizzato, cioè la mafia, la camorra, 'ndrangheta, la Chiesa cattolica e quant'altro, sono tutti alleati. Questo A crimine seconda del organizzato, momento, alleati o antagonisti, sì, va nemici, bene, antagonisti dipende. sempre a basso livello. Questo crimine organizzato non è mai all'altezza di ciò che stanno facendo le multinazionali, dei legami stabiliti dalle multinazionali con il potere economico-finanziario, che è veramente ossessivo. E per capirlo, torniamo al libro che avevo in mano prima, e che riguarda appunto le dichiarazioni di alcuni medici di circa un secolo e mezzo fa. Quando si parla di medicina, si dovrebbe tenere presente che esiste una storia della medicina e questa storia è anche sostenuta dalle dichiarazioni di grandi medici, di grandi studiosi. Partiamo da uno di questi Jenner. che parla di cose molto interessanti e soprattutto riferisce che cos'è il medico contemporaneo. L'esempio noi ce l'abbiamo con questi strani personaggi che si presentano in televisione a sostegno della vaccinazione e che non presentano nessun titolo di qualità, anzi risulta che uno di questi, che noi chiamiamo giustamente Sborioni, è andato in cattedra senza aver mai presentato una pubblicazione. Ah, dopo l'ha fatto per interposta persona. Ah, certo. Gli hanno anche dato dei brevetti a lui, genio Della chimica. sì, ma che chimica, della medicina. Parlando del medico contemporaneo, uno studioso ha scritto queste cose. La sua testa è bensì colma, ma è ben lontana dall'essere ben distribuita. E aveva ben ragione Montaigne quando scriveva: sapere a memoria non è sapere, Il grande Montaigne. è tenere in riserva quello che si è appreso. Fare una. Rabelais, Gargantua. Esattamente. Ricordiamoci, Rabelais e Gargantua, che erano rappresentazioni di tipologie precise umane. No, Rabelais era l'autore. E quindi il titolo non è proprio quello. Oddio, no, vabbè, momento d'amnesia. Vabbè.
Sì, vabbè, no, ma Montaigne invece che diceva, ricordami... Montaigne è stato un grande filosofo francese. Ah, sì, esatto, mi confondevo. Vabbè, a questo. No, va benissimo, va benissimo. Rabelais. E aveva ben ragione Montaigne quando scriveva, sapere a memoria... Chiedo scusa, intanto sfarfallo. Non è sapere, è tenere in riserva quello che si è appreso. Ora, dicono appunto... gli studiosi della medicina relativamente ai medici contemporanei, e il fatto che se questi sanno qualcosa non significa assolutamente nulla, e quindi abbiamo a che vedere con questi maître à penser che popolano in televisione nel dire cazzate, i quali ovviamente sono pagati dalle multinazionali. Me la dai la tua pensée? Esatto. Fare una diagnosi è una questione di perspicacia. Ora è stato fatto di tutto per distruggere nello studente il buon senso e quello spirito critico che dà a chi lo possiede un valore e una indipendenza. Il medico crede ciecamente agli slogan. Oh, guardate, oh, questo è stato scritto nel 1930. Allora non si chiamava marketing. Le cose continuano a peggiorare, che gli sono stati ripetuti durante i suoi studi. Li ha fatti i suoi ed essi costituiscono per lui dei principi direttivi di cui rispetterà l'inutilità fino al giorno in cui, disilluso e irritato, non crederà più alla medicina ed eserciterà mediocremente una professione alla quale una reale vocazione l'aveva pur spinto irresistibilmente. Questo è il quadro del medico medio italiano. Soprattutto i medici di base, che emarginati da queste operazioni, che sono operazioni di vertice, non hanno mai avuto il coraggio di proporsi come tali, in alternativa ai medici direttamente dipendenti dalla corruzione delle farmaceutiche. Come pretendere che sia altrimenti? Tutto egli ignora del passato e soprattutto dell'evoluzione dello spirito medico, che nel corso dei secoli si è consumato a cercare la verità. Quindi non solo abbiamo l'ignoranza del passato, perché gli studi di storia della medicina non vengono mai seguiti, ma c'è di più. Il medico medio italiano non legge la letteratura internazionale, quindi non ha il confronto con la modificazione delle idee, con la dinamica delle idee, con le differenziazioni delle idee. Questi obbediscono esclusivamente a quello che gli dice l'industria farmaceutica, né più né meno. Peggio, obbedisce al marketing dell'industria farmaceutica. Indubbiamente conosce Ippocrate, il padre della medicina, il cui busto decora tutte le facoltà. Siamo giusti, egli non lo conosce che superficialmente. Sa che Ippocrate è esistito, ma sarebbe ben impacciato a fornire qualche chiarimento sull'opera del maestro di Co. Sempre citato, mai letto, raramente compreso, spirito sintetico dalle concezioni vaste e potenti, Ippocrate è proprio il creatore della vera medicina, la cui tecnica e terapia si congiungono in principi ordinati e invariabili. Ma non bisogna dimenticare, come ha magistralmente dimostrato uno degli storici più insigni, Bessette, che Ippocrate segna l'ultima manifestazione di lunghi sforzi del pensiero greco. Ippocrate, vissuto qualche decennio fa, non è altro che l'ultima manifestazione dell'elaborazione del pensiero greco. Dietro c'è tutto un pensiero, una visione del mondo, che si concreta, ovviamente, giustamente, sinteticamente, in una visione medica. Perché tu non puoi essere un medico se non conosci il campo delle idee, il campo delle interpretazioni della storia e della vita singola di ogni uomo. E questi 4-5 lazzaroni che parlano in televisione dicendo che è obbligatorio vaccinare persino
le proprie nonne, le nonne, i bambini, i cavalli, le capre, e gli animali arriveranno a questo, perché sono talmente spinti dal marketing farmaceutico che non possono esimersi, anche perché magari hanno paura di avere qualche incidente stradale, che non si sa mai. C'è stata una persona, un vero medico, che vedi caso è morto. Sto parlando di De Donno, vero medico, che ha elaborato sulla base di una sua cultura medica reale una terapia vera e realistica, e vedi caso è morto, dicono suicida. Io ai suicidi non gli ho mai creduto, soprattutto se questi suicidi danno fastidio al potere reale. Come dire che si era suicidato Mattei, ad esempio, no? Che aveva avuto un incidente, uno strano incidente, Enrico Mattei. Ippocrate aveva scritto la medicina. Anche buon tempo. La medicina da molto tempo possiede ogni cosa. È in possesso di un principio e di un metodo da essa trovati. Con questa guida, durante il corso dei secoli, sono state fatte numerose ed eccellenti scoperte, e il resto si scoprirà se uomini capaci, a cognizione delle scoperte antiche, le prenderanno come punto di partenza delle loro ricerche. E aggiungeva: chi, mettendo da parte e disprezzando il passato, tenta altri metodi e altre vie di indagine e pretende di aver trovato qualche cosa, si sbaglia e inganna gli altri, perché questo è impossibile. Questo l'ha detto Ippocrate. Ci sono dei medici che conoscono il nome di Ippocrate perché gli hanno fatto recitare, leggendolo, il giuramento di Ippocrate, ma non sanno niente di più. Perché se sapessero qualcosa di più, saprebbero anche quello che ha scritto Ippocrate. E questo è un aspetto. Proseguiamo in altra pagina. Il dirigismo scientifico è fuori discussione. Il laboratorio ha perduto il senso delle sue funzioni. Egli persiste a investigare e dimentica di laborare. La faragine delle analisi fisiche, chimiche e biologiche genera nel medico un errore fondamentale, poiché arriva a credere al valore assoluto dei risultati ottenuti. La sua ignoranza delle condizioni fisiologiche e sperimentali, la sua errata conoscenza delle leggi fisiche e chimiche più elementari generano in lui uno stato di recettività adatto perché affondi l'esatta interpretazione dei dati che gli sono sottoposti. Il suo spirito critico, spesso deficiente, parla del medico in generale, medico attuale, il suo spirito critico, spesso deficiente e quasi sempre assente, non lo salva dalla credulità. Cioè mancante, certo, assente. Non lo salva dalla credulità che non resisterebbe ad un serio esame obiettivo. Vedi come dice? L'ignoranza porta alla credulità, e la credulità viene imposta dall'industria farmaceutica. C'è un filosofo contemporaneo, slavo, adesso però non mi ricordo la sua nazionalità, che dice che la situazione attuale è che le persone sono mediamente intelligenti per capire le cose che vengono loro fornite dall'ufficialità. Diciamo così, cioè, la cultura è stata elevata a livello tale di comprensione esclusivamente del messaggio pubblicitario. Quindi la gente è abbastanza intelligente per capire queste cose qua, ma non è abbastanza intelligente da rendersi conto della inattuabilità delle cose che vengono fornite e della modalità della criticità che queste cose hanno e che quindi andrebbero contestate, confutate e ampliate in un panorama un po' più ampio. Ma lo stesso discorso si può fare anche dei seminari.
dove nei seminari per 2000 anni hanno allevato dei preti che hanno quella cultura, impostazione mentale sufficiente, certo, per capire il nesso, certo, tra San Paolo e San Pietro, ma non oltre. Tant'è vero che chi usciva fuori dai margini tosto fatto veniva bruciato vivo. È talmente semplice. Diciamo, la prima cosa che facevano era estromettere. Beh, e poi bruciato vivo. Dal 1922 il dottor Kopaczewski aveva attirato l'attenzione dei clinici sul pericolo delle deduzioni e delle generalizzazioni precipitate. In un'opera relativamente recente, siamo nel 1938, qui siamo esattamente da un secolo fa, in un'opera relativamente recente, Kopaczewski, di cui l'autorità in materia non può essere messa in dubbio, mostra quanto numerose sono le prove di laboratorio che, dopo aver sedotto i medici, risultano prive di valore. No, non so se mi spiego. Tutti i dati... No, ma il bello è che questo avviene a posteriori, cioè a consuntivo. Esattamente. Mentre oggi ci troviamo in una realtà in cui tutto quello che viene proposto e propinato non è neppure testato, non ha avuto un'analisi di antesignana all'immissione in commercio. Certo. E quindi c'è un qualcosa che sicuramente fra qualche anno verrà confutato in maniera plateale. Esattamente. Oddio, già adesso noi stiamo confutando tutto quello, anche della scienza ufficiale, quella sistemica. Lo diranno, già lo stanno dicendo. Noi in realtà confutiamo quello che dicono questi deficienti, delinquenti al servizio delle multinazionali in televisione, senza essere contraddetti da nessuno, oltretutto. Sta cominciando a gocciolare. Esattamente, finiamo. A proposito della batteriologia, egli scrive, fondata interamente su questa dottrina della specificità morfologica e biologica che noi abbiamo attaccato per primi nel 1924, un secolo fa, e che ultimamente Charles Nicolle è stato costretto a mettere in dubbio. La microbiologia ha inondato la medicina di etichette ingannevoli e di medicamenti empirici, senza spiegare né il processo infiammatorio né un solo stato infettivo patologico. Se nella questione, ben nota nell'antichità, del potere di trasmissione di certe malattie, la microbiologia mostrò attraverso che cosa avviene questa trasmissione, siamo qui parlando appunto di una situazione che oggi è stata presa per buona secondo principi che già nel 1930 erano stati confutati, essa non ha detto perché ne deriva la malattia. Oh, guardate che questo è un punto essenziale. Dice che dove deriva la malattia? Se noi partiamo da un altro punto di vista e guardiamo di chi si ammala e chi non si ammala. Il processo della... Da sano a malato, esattamente, con tutte le fasi intermedie e quindi il percorso che assume la malattia per diventare malattia, esatto, cioè chi è sano e chi è malato, perché chi è, lui è stato sempre in contatto con me e non l'ha presa, io l'ho presa, quindi c'è qualcosa che differenzia, ma questi concetti che furono esposti in maniera chiarissima da studiosi circa 100 anni fa, sono concetti assolutamente ignorati dagli epidemiologi contemporanei, che sono personalità completamente inventate. È dunque evidente che tutte le reazioni basate sulla ipotetica specificità dei microbi e la strana immutabilità dei loro caratteri sono prive di ogni valore e cadono le une dopo le altre. La dimostrazione ce l'abbiamo sulle nuove varianti. Sono costretti, partendo da una visione unilaterale monolitica, e tutt'altro che scientifica. Adesso che ci sono le varie modificazioni, sono costretti a tornare sui propri passi. Sono costretti ad accettare
la differente morfologia di questi virus, ma lo accettano perché ne prendano atto, ma avrebbero dovuto saperlo perché di queste cose ne hanno parlato gli studiosi 150 anni fa. E qui c'è scritto: e la strana immutabilità dei loro caratteri sono prive di ogni valore e cadono le une dopo le altre. La reazione di Wasserman, la sola che galleggia ancora, come dice Mauriac, è attualmente oggetto di energici attacchi da parte proprio di quelli che l'hanno sfruttata per tanti anni. Il dogma pasteuriano dell'unità microbica è attaccato vigorosamente. Non possiamo lasciare da parte gli interessanti lavori che sono stati pubblicati dal 1925 da Enderlein e in seguito da Portier, mostrando che un batterio può successivamente prendere la forma di micrococco, di bacillo o di lungo filamento. Erano concetti che si sapevano 100 anni fa, ma questi improvvisatori assumono delle metamorfosi completamente diverse. Sono stati costretti a prenderne atto. Come la pupa diventa farfalla. Esattamente. Sono stati costretti a prenderne atto. Solo adesso si incomincia a capire il perché della mutazione e del non riconoscimento del DNA subentrante. Esattamente. Quindi la repulsione e l'estromissione del corpo dall'altro. Certo. Solo adesso sono stati costretti a prendere atto delle mutazioni dei virus, ma queste mutazioni erano state dette, studiate, affermate 150 anni fa. Mostrando che un batterio può successivamente prendere la forma di micrococco, di bacillo o di lungo filamento. Così la materia vivente presenta un polimorfismo assai sviluppato. Il professor Tissot, le cui notevoli opere sono disgraziatamente trascurate di proposito, può concludere riassumendo il dogma del monomorfismo fisso. Basta ricordare i girini e le rane. Ma certo, ma quello è stato scritto tutto. Sono questi che sono dei grandi ignoranti, perché ripetono a memoria quello che gli dice l'industria farmaceutica. Certo, non devono sapere, devono propalare. Esattamente. Riassumendo, il dogma del monomorfismo fisso della specie batterica è falso. L'ha detto il professor Tissot nel 1925. Una forma batterica è essenzialmente variabile e non rappresenta che una tappa dell'evoluzione della materia vivente dalla quale proviene e che è sempre quella di un essere organizzato sia animale che vegetale. Stringi, qua piove. Delle esperienze molto ben dirette gli permettono di affermare che le forme così diverse verificate in una falsa membrana difterica non formano un'associazione microbica, al contrario, sono parti integranti di uno stesso individuo che sono capaci di integralmente riprodurre. Con questo basta io ritengo pensare al processo del percorso dalla concezione dell'umano, certo, cioè dagli spermatozoi, dall'ovulo, che poi diventa un grumo, che poi diventa il carne che si riproduce, si espande, diventa un feto e poi gradualmente assume le sembianze. E questi umane, che hanno un'idea assolutamente legata al farmaco, perché il farmaco per agire ha bisogno di avere una forma fissa, per cui il farmaco è concepito, certo, avere l'obiettivo che è quello, deve rimanere quello per essere centrato. Esattamente, quindi i servi dell'industria farmaceutica devono sostenere questa tesi, per cui sono stati costretti a prendere atto delle mutazioni dei virus. Bene. E con questo la chiudiamo. So long, qui piove. A presto.